Mozzo? Ah, mi hai già degradato così? Ma no, il bozzo della Vespa. Ah, ok. Buongiorno ragazzi, mi è andata bene. Pensavo di essere già degradato a mozzo, ma no. Andiamo, dai, ragazzi, oggi smontiamo il mozzo della Vespa. E rieccoci, buongiorno, ciao Edo, Ciao, buongiorno. buongiorno a Allora, tutti. dopo essermi evitato il declassamento a mozzo, si trattava di questo mozzo. Sì, della mozzo Quindi della Vespa. proseguiamo lo smontaggio, dall'altra volta che abbiamo smontato tutto l'avantreno. Sai, togliamo ancora qualche pezzettino, poi sfiliamo anche il perno, così vediamo un attimino come sono messi i cuscinetti. Dai, iniziamo, poi andiamo Avanti. subito. Lì è dove arriva il freno, Sì, questo qua è il cavo del il freno. cavettino del freno. È già bello agevole. Beh, dai, questa Vespa non ha subito ossidazione più di tanto, è sempre stata tenuta evidentemente in Sì, luogo finora abbiamo trovato poche abbastanza. difficoltà. Sì. Tutto abbastanza bello. Questo Bruno è il rinvio del contachilometri. Quello che si è spezzato, il cavo, giusto? Sì, mi sa che un pezzetto c'è ancora dentro l'ingranaggio, ti faccio vedere. Vedi? Allora, questo qui non è più nemmeno che una boccola di rinvio, dove qua va fissata la guaina con Sì. l'ogiva, e questo invece è un ingranaggio. All'interno c'è il pezzettino di cavo con un quadro. Adesso non so se uscirà subito o se bisognerà. Eccolo qua. Vediamo dove si è Praticamente spezzato. Ecco, tienilo in mano se no mi sfarfalla. questo è un inserto quadro che va a Sì. infilarsi nell'ingranaggio. Sì, la classica corda del Sì, contachilometri, sì, sì. insomma. C'è una pulita. Ok. Mi dicevi che questo è conico, ma può essere anche diverso, o mi ricordo male? Sì, questa qua è una prima serie, la seconda serie, se non erro, ha 1000 righe come le altre Il mille Vespa. righe, ecco, Sì, non ricordo. come per esempio il perno posteriore che abbiamo visto anche nel motore della Sì, Vespa sì, 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 50, sì, sì. ecco. Ok, adesso togliamo la leva del freno. E dopo casomai il perno, un'altra volta mi sa che avevamo fatto tutto sul banco perché non avevamo ancora la pressa. Invece questa volta magari Sì, la andremo pressa non con l'avevi quello. ancora. Quindi oggi usiamo anche la pressa. Così ci evitiamo colpi inutili. Ok, è la leva del freno. Dovrebbe venire via. E c'è un po' Ho di. fatto lo scalino anche questa. Vediamo un po' di pazienza. Sicuro è un po' di sporco, però non voglio far subito di spazzola perché ho la speranza che sotto ci sia ancora un pochino di trattamento originale, no? Eccoci, questa è la camma che praticamente muove i I ferodi. È ferodi, sì. buono. Adesso svitiamo, però prendiamo la pistola magari. Questo tappo, Ah sì, mi dicevi questo è un tappo. sì, un tappo, lì adesso c'è il
la vite vera e propria per rallentare il perno. Questo tiene dentro grasso, questo è tutto grasso. Sì, diciamo che è un serbatoio di lubrificazione praticamente. Sì. Poi qua c'è un rasamento, una rondella piuttosto spessa. Niente, adesso per rallentare. Allora, vi faccio vedere. Qua ci sono i due inserti, no, nel ceppo. Sì, l'abbiamo visto anche, Ecco. vi faccio vedere, l'abbiamo visto anche l'altra volta, che Che vanno a vanno a incastrarsi accoppiare qua. proprio qua nel perno, no? Quindi io per agevolare l'uscita, cioè per Lo agevolare lo smontaggio. smontaggio, faccio così. Eccoci. Vai a incastrarli, in modo che riesci a tenere. Sporco e di ottone. No, è È sporco. sporco, no, perché mi ricordavo che c'erano delle vitine di ottone, sì, anche perché non avrebbe senso, metto una cavolata. Scaricato sul cuscinetto, nella parte esagonale, sempre Mi sono all'esterno. fatto trarre in inganno dal colore. Questa è la rondella che ti dicevo prima che fa rasamento. Ecco, adesso questo non ci serve più. Adesso possiamo vedere di spingere fuori il nostro perno. Ci spostiamo un Quindi attimino andiamo in in pressa. pressa. Allora. Ok, vediamo un po'. Ok, pernetto. Fatidico rumore di quando cede e viene fuori. Allora, Bruno, qui praticamente c'è del grasso, il cuscinetto, vabbè, e questo è l'ingranaggio ricavato direttamente nel perno che aziona praticamente l'ingranaggio dal contachilometri in questo modo, no? Lui è dentro così, Sì, no? In ok. questo modo così, E riporta il movimento al riporta il contatto. movimento, un lavorone. Sì, i cuscinetti, insomma, andranno sostituiti. Adesso dobbiamo spingere fuori anche quel cuscinetto lì, però, oddio, sì, possiamo farlo anche ugualmente in pressa, né? Sì, facciamo un'impressa, dai. Vediamo un po'. Qua con un perno abbastanza lungo, possiamo usare questo e questo, è vero? Sì, dai. Non so se hai notato che ho usato un ricambio di M. Vedi che a qualcosa servono. Ok, questo è l'altro cuscinetto che ovviamente è in questa zona. Sì, e anche verrà ovviamente sostituito. Esatto. E il mozzo praticamente così è spoglio di tutto. Allora, una cosa che volevo farti vedere è questa. Questo è il perno che va a fissare il mozzo all'avantreno. In questa zona a volte si asola questo foro, no? Ecco, bisogna prestare particolarmente attenzione a questa cosa qui.
che non prenda troppo gioco, perché sennò bisogna comunque rilavorare il foro e fare una boccola per riportare in tolleranza al tutto, ecco, se anche questo incide su l'allineamento, sì, l'allineamento della, sì, della ruota. E questo come lo trovi? No, è buono. È buono? Sì, 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 buono. Un minimo di gioco c'è, però è una roba accettabile. Bene, Bruno. E noi, beh, adesso a me e a Luca piace così questo mozzo, quindi non verrà adesso una pulita veloce per fare lo smontaggio, l'avevamo già fatta. Non penso che andremo a ritoccare più di tanto la vernice, a noi piace consumato così, anche il ceppo, quel ceppo ancora meglio. Sì, è meglio, molto meglio. E quindi vedremo. Quello un po' più rovinato, però. Adesso Luca lo farà il suo trattamento, gli darà una bella lavata e è buona. Io lo stavo già spegnendo, ma ti ho visto correre alla pressa perché non ti tornava qualcosa. Sì, mi sono dimenticato che c'era un rasamento, infatti ho detto, ma strano, non è mai stato smontato. Infatti era là sotto la pressa dove era caduto il cuscinetto e va praticamente in questa zona. Ok. Ah, ok, sì. Okay. È importante, perché sì, poi si sposta tutto l'asse verso l'interno, è un casino. Quindi adesso abbiamo finito. Abbiamo finito. Bene, Edo, grazie per avermi mostrato lo smontaggio anche di questa parte. Grazie a te. Vediamo nelle prossime puntate, andiamo avanti con gli altri pezzi. Quindi non ci resta che salutarvi, ricordarvi sempre di iscrivervi, condividere, mettere like, e con l'augurio che la ruggine sia solo ed esclusivamente fuori da voi, Edo e Bruno e quelli della ruggine vi inviano un grande saluto. Ciao, alla prossima. Ciao.